Dopo la tumultuosa vicenda del cosiddetto Pandoro Gate, Chiara Ferragni ha deciso di tornare sui social, ma in maniera decisamente più discreta. Sul suo profilo Instagram è possibile trovare alcune foto dei suoi look, scatti con i bambini che mostrano solo le loro spalle e poi c'è stata la famosa frecciatina al marito con il busto di Napoleone. Su TikTok, invece, la digital influencer si diverte a pubblicare video divertenti, autoironici, cringe, come dimenticare la clip con il cero di Jacob Elordi in mano, e anche con un sottile accenno di malinconia. Recentemente ha condiviso due video sull'amore, uno dei quali con la didascalia, aspettando che il mio futuro fidanzato faccia questo trend. A distanza di un mese dal famoso busto di Napoleone, sembra che Chiara Ferragni abbia lanciato un'altra frecciatina, questa volta rivolta a Fedez. La Ferragni ha pubblicato su TikTok un video in cui alza le sopracciglia e sorride con un audio che lascia intendere un cambiamento repentino di sentimenti verso una persona. I follower della regina delle influencer non hanno dubbi sul fatto che il video sia un chiaro riferimento a Fedez e nei commenti si possono leggere frasi del tipo: Chiara con questo video ha lanciato tutto l'arco, o, ogni riferimento è puramente casuale. È evidente che la situazione sentimentale di Chiara Ferragni stia tenendo banco tra i suoi seguaci, che non possono fare a meno di speculare sulle dinamiche della sua relazione con Fedez. Alcuni manifestano solidarietà e buoni auguri per il futuro, mentre altri sono pronti a interpretare ogni gesto della Ferragni come un messaggio nascosto verso il marito. Personalmente, trovo la nuova versione di Chiara Ferragni, meno concentrata sul mondo dell'imprenditoria digitale e più vicina all'animo di Diavoletta 87, molto interessante. Se siete capitati qui per caso o per curiosità e non vi interessa molto Diavoletta 87 e il suo TikTok, vi lascio con un motivo per non rimpiangere il click fatto. Infine, un utente ha condiviso il link ad un video di TikTok di Chiara Ferragni con la didascalia: Chiara per pietà ti scongiuro cancelletto TikTok, aggiungendo ulteriore suspense e curiosità intorno alla situazione amorosa della famosa coppia.